Ciao Alberto, come Ora accademia, procede? no, no, miglioro. È che sono sempre un masagno, peso 130 kg, non mi muovo. Dai, 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 questi sono i primi giorni un po' quelli più difficili, poi è tutto in discesa. Vedrai. Avrai questo processo di miglioramento esponenziale che quando torni da noi sarai pronto per Wimbledon. Senti, Dimmi. come la vedi tu questo problema della supply chain con la merce in ritardo, la merce che non è disponibile, le materie prime? Guarda, secondo me si sono sovrapposte tre elementi importanti. Il primo e più macroscopico riguarda gli stimoli fiscali, perché in tutto il mondo si stima che i governi abbiano dato ristori, impulsi alla produzione, sussidi, eccetera, eccetera, per 10,5 trilioni, un ordine di grandezza di questo tipo. Siccome molta gente ha preso i soldi per stare a casa, quindi aveva molto tempo per spenderli, e spesso questi soldi sono andati a famiglie con reddito basso, quindi con una propensione al consumo più alta della media. Quelli che poi hanno lavorato in smart working, e sono stati milioni e milioni, hanno avuto bisogno di nuovi computer. Si sono comprati, non so, dei gadget tipo le macchinette per il caffè oppure il forno a microonde, perché stando a casa, no, avevano bisogno di questi piccoli elettrodomestici che magari normalmente non usavano o che erano diventati vecchi o che si sono rotti. Quindi c'è stata un aumento, c'è stato un aumento della domanda che comunque ha messo sotto pressione l'offerta in un momento in cui No, la ti faccio gente non lavorava, no? un esempio. Tu lo sai che c'è carenza di palline da tennis? Non sono le palline. No, adesso. Racchette invece come va? Sulle racchette non so niente, direi bene sulle racchette. Quindi c'è, diciamo, un bene più durevole, magari uno può fare a meno di comprare la racchetta nuova. No, il punto è che c'è stato uno shock di offerta, quindi le imprese hanno ridotto la produzione perché c'era il lockdown. Hanno ridotto i magazzini perché l'imperativo categorico era preservare il cash, preservare il cash, preservare il cash. Quindi hanno ridotto all'osso gli acquisti. Chi produceva materie prime ha visto questo comportamento e quindi ha ridotto a sua volta la produzione. Poi, quando piano piano la pandemia e lo shock economico da pandemia è stato superato, per rimettere in moto tutto questo processo occorre tempo. Per di più, c'è stato e c'è ancora un problema in Cina, che i porti ancora non vanno a pieno regime, quindi per mandare le navi container dalla Cina
agli Stati Uniti, all'Europa, al resto dell'Asia, si procede a singhiozzo. Quindi i noli delle navi e gli affitti dei container sono saliti alle stelle, e questo, diciamo così, è un effetto da shock di domanda e offerta che si è combinato in un modo inusuale, perché la pandemia è un evento che non si verificava da decenni, o comunque non si è mai verificato durante l'espansione dell'economia globale, quindi un fenomeno completamente nuovo. Nessuno ha, né tra i policy maker, né tra gli industriali, né tra gli operatori economici, sapeva bene come comportarsi. Questo è stato il primo problema. Secondo problema è la decarbonizzazione e il costo e la produzione, quindi, delle materie prime energetiche, in particolare petrolio e gas naturale. Allora, c'è questa spinta fortissima a eliminare gli idrocarburi come fonte di energia. Però si è verificato un problema in varie parti del mondo. Questo è un problema, come dire, non strutturale, un problema che probabilmente si supererà, ma fatto sta che, per esempio, nel nord Europa, in particolare in Inghilterra, il vento non è stato così forte, insomma, è stata ai minimi da 20 anni a questa parte. In Scandinavia non ha piovuto, quindi i bacini idroelettrici erano ai minimi, sono ai minimi. In più si stanno chiudendo le centrali nucleari, le centrali a carbone, e quindi tutto questo complesso di misure prese per ottemperare agli impegni sulla decarbonizzazione, sulla riduzione delle emissioni di CO2 e tutto il resto, ha fatto sì che il sistema energetico, il settore energetico, fosse in una situazione anche qui inusuale e difficile da gestire. Dal punto di vista poi dell'offerta, in America la nuova amministrazione Biden è, diciamo così, dichiaratamente contro lo shale gas, lo shale oil. Quindi tutti gli investimenti, questi, insomma, è un settore dove occorre molto cash. I grandi operatori hanno fiutato il clima politico e hanno detto: boh, noi non ci mettiamo più soldi. Sostanzialmente quello che vendiamo, il petrolio, il gas che vendiamo, ci ripaghiamo i debiti, e chi si è visto si è visto. Di questa situazione ovviamente hanno approfittato Russia e OPEC, che erano stati umiliati dagli Stati Uniti nel periodo tra il 2014 e il 2020 incluso, no? C'è stato un periodo in cui, con la pandemia, i prezzi del petrolio sono diventati negativi, e quindi adesso che hanno recuperato potere di mercato si stanno prendendo la rivincita. Quindi la produzione di petrolio da anni non beneficia di grandi investimenti per la ricerca di nuovi giacimenti, perché dal 2014 la riduzione del prezzo non ha stimolato granché l'appetito per nuovi investimenti. E adesso siamo arrivati al punto in cui la produzione non riesce più a tenere il ritmo della domanda. Quindi stiamo assistendo
a una ripresa del prezzo verso i 70, probabilmente verso gli 80 dollari al barile, che non è, diciamo, storicamente un livello altissimo, no? Noi ci ricordiamo ai primi, insomma, negli anni 10, o meglio a cavallo degli anni 10, ci ricordiamo che il petrolio era ben oltre i 100 dollari al barile, quindi ancora non si è arrivati a quel punto, però è probabile che se l'inverno sarà piuttosto freddo ci si arrivi. Il settore energetico più o meno offre una mappa anche per tutti gli altri, per tutti gli altri settori delle materie prime, che sono rame, nickel, alluminio e così via. Quindi i metalli sono a un livello massimo da diversi anni, dal 2011 al 2014, insomma, a seconda dei mercati. E anche qui c'è stato un problema di, diciamo così, impennata della domanda a fronte una riduzione o comunque di un'offerta che non ha beneficiato granché di nuovi investimenti. L'unico settore, insomma, l'unico ambito in cui invece le cose vanno relativamente bene, in cui stanno migliorando, è il settore delle materie prime agricole, quindi grano e tutti gli altri. Insomma, i raccolti di tutte queste derrate sono stati abbastanza buoni quest'anno, quindi l'offerta è riuscita a tenere testa alla domanda, insomma, anche Comunque costa il grano, è salito, eh? a... Eh? Il grano è salito. Ma non, insomma, adesso piano piano c'è stato un buon raccolto, quindi insomma, è aumentato, ma non allo stesso livello, non con la stessa intensità dei metalli e delle materie prime industriali, diciamo così. Quindi lì è l'unico, diciamo, raggio di sole che possiamo vedere. Poi, terzo elemento è il sussidio. Sono i vari sussidi alla disoccupazione. In Italia abbiamo avuto il reddito di cittadinanza. In America ci sono stati fortissimi programmi, diciamo, programmi molto generosi per pagare chi aveva perso il lavoro. In molti casi questi sussidi erano superiori, sono tuttora superiori a quello che molti dei lavoratori, diciamo, con pochi skills guadagnavano. Quindi c'è stata proprio una carenza di manodopera indotta dal fatto che molta gente era contenta di non lavorare. In Italia si legge sui giornali occasionalmente che mancano i camerieri, mancano i muratori, mancano gli autotrasportatori. In Inghilterra, cioè nel Regno Unito, c'è questa situazione tragica in cui è dovuto intervenire l'esercito per portare il carburante ai distributori. Si parla di 10.000 camionisti che non si trovano perché con la Brexit ottenere dei permessi di lavoro nel Regno Unito è diventato troppo difficile. E quindi, insomma, c'è un complesso di cause che, come spesso succede quando osserviamo un fenomeno così macroscopico, contribuisce a esacerbare la situazione. Tu dici, nei casi in cui si è pagata la gente per non lavorare,
questa gente ha consumato, ma non c'era nessuno che lavorava dall'altra parte. Esatto. Questo, sì, sì, è così. Questo ha creato dei colli di bottiglia. Tra l'altro devi considerare che siccome i ristoranti erano chiusi, i cinema erano chiusi, no? I parchi di divertimenti erano chiusi, la gente non poteva viaggiare, allora tutti questi soldi dove se ne sono spesi? Sono spesi su Amazon, per dire, sono spesi sulle vendite online, che infatti sono andate benissimo, se sono spesi in telefonini, TV, insomma in gadget di questo tipo, e per esempio la carenza di chip che è dovuta proprio a questa esplosione della domanda di beni di consumo elettronici. Quindi abbiamo la situazione adesso che non si riescono a produrre, se non tenere chiuse le catene di montaggio delle fabbriche che producono macchine da $50,000, 50,000 euro, quello che sia, perché non si trovano i chip che costano 50 centesimi, un euro. È una situazione abnorme. Tendenzialmente una parte di queste anomalie verrà riassorbita, però ecco, gli stimoli fiscali, non parliamo se poi ci sarà un aumento del salario minimo, come noli. I noli, perché tutti questi beni di consumo, cioè Walmart, diciamo così, non ce la faceva a riempire gli scaffali, che chi era in lockdown, cioè in lockdown nel senso che non lavorava oppure lavorava da casa, si riversava nei supermercati per comprare quello, sì, che ma il costo serviva o quello che gli faceva piacere. I costi dei container, per il trasporto dei container, hanno andato alle stelle, aumentato, sì, 12 volte. Stanno venendo giù adesso? Mica tanto. Insomma, sono ancora... Poi dipende su quali rotte, però tendenzialmente ancora le industrie lamentano che i prezzi sono... No. Poi c'è, per esempio, se vai a guardare il prezzo delle, sai che c'è questa borsa delle emissioni, no? Il prezzo delle emissioni per poter emettere anidride carbonica e gas serra è decuplicato. Quindi ci sono una serie di punti chiave del sistema economico dove sono saltati proprio i parametri di riferimento. Quindi non è solo un fattore, è una combinazione di fattori che si rinforza, che, su cui aumenta l'incertezza, che non si sa bene come gestire, e quindi la normale attività del settore produttivo è completamente deragliata. Boh. Ancora non vediamo livelli di inflazione come negli anni 70, doppia cifra, comunque piano piano i prezzi stanno salendo. Ci sono, per esempio, in America il prezzo del gallone di benzina in California, in alcune parti della California, è a $5, un livello mai sentito, insomma, un livello totalmente fuori. Fammi ripetere. Normale. E il prezzo normale, insomma, fuori da, è di $3 al gallone, che è, per l'America è tanto.
Cioè, tutto congiurato. Sì, c'è un complesso di cause, c'è stato questo stimolo fiscale che poi ha contribuito a far... E non solo lo stimolo fiscale, anche il disassamento nella distribuzione dei container, che non si trovavano più i container. Perché non Sì, si sì. trovano più? Ma quello è stato un primo, diciamo così, è stato uno dei primissimi effetti proprio del lockdown e dell'aumento di domanda generato dai sussidi. Quello è stato proprio il primo effetto in un momento in cui in Cina non è che fosse tutto che andasse tutto liscio, cioè il problema della disruption della produzione c'è stato anche in Cina. Poi anche altri paesi meno importanti, lo sai meglio di me, la Thailandia, il Vietnam, no? L'Australia, tutti questi paesi fino ancora adesso non sono in una situazione di normalità. Immagina quando riprenderanno i viaggi aerei e quindi salirà la domanda di carburante per aereo, che oggi è depressa proprio perché ancora gli spostamenti non sono permessi con la stessa facilità di un tempo. Quindi c'è ancora un ulteriore inasprimento di questo fenomeno. Ma i prezzi torneranno quelli che erano? Ma guarda, dipende, sai, il settore delle materie prime è un settore dove prima che l'offerta si adegua alla domanda, occorre tempo. Quindi o c'è un rallentamento della domanda, creato o da una stretta monetaria delle banche centrali o da politiche fiscali più austere, oppure ci vorrà tempo per rientrare nell'alveo del ciclo economico tradizionale. In America si sta andando in direzione opposta. Cioè, Biden sta presentando un programma di spesa che tra infrastrutture e bilancio federale è più vicino ai 5 trilioni che ai 4. Poi vedremo come andrà a finire, ne abbiamo parlato in un paio di puntate fa. Però, ecco, in America non c'è all'orizzonte un'attenuazione dello stimolo fiscale. Forse più in Europa, dove si sta parlando di ritorno a una forma di Stability Pact nel 2023, ma insomma siamo ancora 15 mesi, siamo a una distanza di 15 mesi da questo ritorno alla disciplina fiscale, quindi dovremo vedere cosa succede durante tutto il 2022 e comunque, insomma, si comincerà a spendere per il recovery plan. Non è un programma di dimensioni paragonabili a quello dell'amministrazione Biden e comunque in America, oltre a questi nuovi stimoli dell'amministrazione Biden, ci sono stati tutti i programmi dell'amministrazione Trump durante il 2020, eppure lì si è andata avanti a botte di trilioni di dollari. Quindi l'America ha proprio abbandonato ogni parvenza di disciplina fiscale ormai da quasi 2 anni. E poi anche prima, non è che Trump sia stato un presidente frugale. Trump è stato un presidente che ha fatto passare degli sgravi fiscali proprio per stimolare l'economia
Ma questi sgravi fiscali sono stati introdotti a debito. Quindi, dal punto di vista degli stimoli, è stato un crescendo dal 2017 fino al 2021 e si preannuncia un'ulteriore accelerazione per il futuro, che bene o male l'amministrazione Biden magari non porta a casa i 3,5 trilioni che aveva proposto inizialmente, ma quasi tutti gli osservatori sono concordi nel dire che 2 trilioni sarà il compromesso, a cui si aggiunge 1,2 trilioni di programmi infrastrutturali scansionati nel tempo, insomma, non tutti in un colpo, però insomma questi sono soldi. In una situazione in cui già non si trovano adesso lavoratori manuali, per cui un'aggiunta, uno stimolo così massiccio, non si capisce bene come potrà essere compatibile con un mercato del lavoro dove chiaramente si fa fatica a trovare manodopera. Ed è insomma, Praticamente sono tutti fenomeni che la maggior parte dei quali, se pensi alle politiche verdi, ai salari minimi, agli stimoli, eccetera, eccetera, sono tutti fenomeni non destinati a scomparire nel breve periodo, anzi, sono tutti fenomeni destinati ad esacerbarsi. Che pone le banche centrali in una posizione molto scomoda, perché se hai una politica fiscale che spinge in una direzione, la politica monetaria dovrebbe spingere in direzione opposta, ma sai, rischi un cortocircuito. No, perché Ma scusa, la politica monetaria dovrebbe spingere in direzione opposta a quella fiscale? perché se l'inflazione aumenta, dovesse superare il 5%, che cosa fa la Fed o la Banca Centrale Europea? La Banca Centrale Europea ancora non è diciamo così, in stato di massima allerta, però la Fed ha cominciato a discutere queste cose e, sai, la politica fiscale tendenzialmente vince sempre sulla politica monetaria, c'è poco da fare. Non è possibile che con 50 punti base di aumento dei tassi riesci a contrastare uno stimolo da 2-3 trilioni di dollari, capito? Non ha, quindi quella è la situazione, mutatis mutandis, contanti, distinguo, senza voler diciamo creare allarmismi, però è la situazione in cui si trovarono le banche centrali nel corso dei due shock petroliferi, ecco. Tra l'altro c'è anche un altro fenomeno di cui ancora non si capisce bene la portata, perché insomma gli studi, i dati non sono così disponibili, però c'è una tendenza protezionistica molto marcata, eh. I 4 anni di Trump e adesso l'altro a cui si aggiunge un anno di Biden sono tutti anni di forte spinta protezionistica. Io ho Il capito, ma il protezionismo spinge i prezzi in alto perché riduce l'efficienza. si esprime giusto nei dazi contro la Cina. Sì. Beh, ma è un po' tutto un sistema che non sta funzionando bene, perché, sai, c'è questo stigma contro le delocalizzazioni, i movimenti di capitale verso i paesi emergenti si sono ridotti parecchio,
Si parla continuamente di ridurre e avvicinare le catene del valore. Insomma, come dicevo, non si capisce ancora bene, non si hanno i dati e misure esatte delle conseguenze di tutto questo, ripensamento. No, dei principi del libero scambio che hanno dominato dagli anni 80 e anche prima in poi, però tendenzialmente c'è maggior difficoltà a comprare, vendere da un paese all'altro, da un continente all'altro. Questo, diciamo così, non aiuta. Le questioni politiche, insomma, chi ha il pallino in mano, per esempio, sugli approvvigionamenti energetici in Europa è Putin. L'America, no, l'amministrazione americana fa appelli all'OPEC per aumentare la produzione. L'indignazione contro Mohammed bin Salman, mandante dell'omicidio Khashoggi, è sparita dal radar. Quindi ci sono delle faccende poco, insomma, poco semplici da analizzare. In Cina poi, Alberto, lo sai forse tu meglio di me, anzi, volevo chiederti conferma di questo, ma siccome stanno anche loro affrontando il problema della decarbonizzazione, molte delle industrie che producono materie prime e sono industrie inquinanti, incontrano difficoltà a produrre o no? Non so, ne hai sentore di questo, cioè che le autorità tendono a No, hanno dovuto aprire. Infatti si sono creati anche dei outage, dei cali di fornitura di energia, dei fermi, quindi hanno dovuto darla su. Quindi Ma si può. che cosa hanno dovuto tu stai parlando di approvvigionamento energetico o di fabbriche inquinanti, cioè o di entrambe le cose. Sto parlando di approvvigionamento energetico. Fabbriche inquinanti, effettivamente, il governo ha cercato di controllarne la produzione. Anche quello è un fattore che poi impatta sul prezzo e sulla catena del valore. Adesso non so se hanno mollato anche lì. Se hanno ridotto la pressione sulle Esatto. fabbriche inquinanti, Eh ma sì, dei prezzi. questo, insomma, diciamo, è uno di quegli elementi su cui c'è molta incertezza, appunto, come dicevo prima, non si capisce bene. Va bene, Sia la Falco. magnitudine sia l'impatto, e quindi però tutto contribuisce, cioè è tutto un giro di un complesso di cause che non si attenuerà, difficile che si attenui nel giro di 6 mesi, ecco. Poi magari il prezzo del legname scenderà, il prezzo, che ne so, dell'acciaio, boh, scenderà di un 20% perché qualche collo di bottiglia si allenta. Ma è un momento in cui, diciamo così, le spinte inflazionistiche sono destinate a perdurare. Va bene, Non so se Fabio. Va bene, Alberto, un abbraccio e un saluto. Ciao, ciao. Ciao.